Benvenuti in questa splendida serata, io sono Maria Paola Lupo e questa sera ho l'onore di presentare il talk organizzato dai giovani della Lega su un tema molto importante, soprattutto in questo periodo in cui naturalmente siamo stati costretti in qualche modo a anche riflettere con noi stessi e con le persone che ci sono più vicine su alcune tematiche, e sicuramente i giovani sono stati tra le categorie più messe alla prova dal lockdown, perché in qualche modo si sono trovati a vivere una socialità non socialità, e forse proprio grazie a questa situazione hanno riscoperto tanti valori e tante forze che soprattutto vediamo tutti i giorni anche rispetto a ciò che scrivono, a quello che ci vogliono comunicare. E quindi mai tema fu più adatto come appunto quello dei giovani che si legano, perché i giovani si legano tra di loro e facendo l'unione, facendo squadra, legano tutti noi nel nostro futuro. E adesso lascio subito la parola al sindaco di Montodorisio, questa splendida cittadina che ci ospita stasera, Katia Di Fabio, grazie. Grazie Maria Paola, buonasera a tutti, benvenuti a Montodorisio, un paese, come potete notare, un piccolo borgo meraviglioso. E ringrazio davvero di cuore tutte le persone che sono qui, soprattutto tutta la parte della nostra regione Abruzzo, per aver mostrato la loro vicinanza al tema dei giovani. Io esprimo solo un pensiero: ai giovani vanno trasmessi tanti valori, ma i giovani hanno bisogno anche di essere ascoltati, hanno bisogno di poter contare su delle idee concrete. Parlo di lavoro, parlo di concretezza anche dopo gli studi. Abbiamo tante menti e giovani brillanti che purtroppo sono costretti ad uscire dal nostro territorio. Ecco, l'impegno di tutti noi è anche questo: cercare di mantenerli tutti qui nella propria terra, perché solo così potremo accrescere le nostre competenze e soprattutto dare un futuro ai nostri figli. Io vi ringrazio e vi ringrazio di cuore. Abbiamo aperto il nostro auditorium Sordello d'Agoito, così volendo potete comunque andare a visitare questa nostra mostra fotografica allestita proprio domenica scorsa da un nostro concittadino Gianni Timpone, che lo ringrazio ancora vivamente, e quindi vi accolgo nel nostro piccolo borgo nella maniera più carina che possiamo. Vi ringrazio, vi lascio in buone mani con il mio vice sindaco e con tutta la calda accoglienza dei nostri cittadini. Ora devo andare, mi dispiace, un altro impegno, quindi vi ringrazio comunque per la vostra presenza. Arrivederci e buonasera a tutti. Grazie ancora al sindaco che appunto nelle sue riflessioni ha toccato alcuni dei temi che approfondiremo questa sera. Infatti questa sera, grazie alla presenza di tanti amministratori della Lega, riusciremo a toccare in maniera concreta dei punti importanti della vita di tutti noi. Adesso, per un saluto, il coordinatore locale della Lega di Montodorisio, Venanzio Mirolli. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, saluto e ringrazio per la loro presenza l'onorevole Luigi De Ramo, segretario regionale Lega Abruzzo, Piero Fioretti, assessore regionale al lavoro Lega, Manuele Marcovecchio, consigliere regionale Lega, Sabrina Bocchino, consigliere regionale Lega, Angela Menna, vice sindaco Lega, Pierfrancesco Galante, consigliere comunale Lega, Francesco De Santis, responsabile Lega Giovane Abruzzo, Gloria Berratti, coordinatrice Lega Giovane Provincia di Chieti. Quello di questa sera è un evento molto importante per il nostro paese, per la nostra Montodorisio, e dimostra che la Lega c'è,
continua a crescere e ha voglia di battersi per un futuro migliore. Come coordinatore della Lega di Pontedolizio sono orgoglioso di ospitare qui personaggi di rilievo della Lega Abruzzo e allo stesso tempo orgoglioso di vedere le nuove generazioni della Lega Giovani, forti e determinati, che vogliono impegnarsi per il bene esclusivo del Paese. Oltre ai nostri ospiti, la cui presenza è davvero fondamentale per noi, vorrei ringraziare il sindaco Katia Di Fabio e l'amministrazione comunale di Pontedolizio per la disponibilità e per essersi impegnati nella realizzazione dell'evento, la dottoressa Maria Paola Lupo, gli amici della Lega di Vasto, San Salvo e Cupello e tutte le persone che questa sera sono qui con noi per trascorrere una giornata di importante riflessione, idee e progetti della Lega e la crescita del nostro Paese. Avanti tutta e forza Lega. Grazie a tutti. E una ulteriore riflessione è quella appunto di ringraziare noi, soprattutto Angela e naturalmente tutta l'amministrazione di Pontedolizio per questa opportunità, perché come dicevo prima, in questo momento dare spunti di riflessione soprattutto sul futuro, sui progetti futuri è quanto mai importante. E quindi chiedo ad Angela di avvicinarsi un attimo e quando Angela mi ha telefonato e noi non ci conoscevamo, per dirmi di questo progetto che avevano insieme a Gloria, insieme a tutti i ragazzi della Lega Giovani, sono rimasta entusiasta perché i giovani hanno tanto da dare e dove i giovani trovano spazio e dove gli adulti hanno il coraggio di lasciare gli spazi ai giovani non si può che crescere sempre tutti insieme. Quindi ancora grazie Angela e a te insomma adesso il compito di introdurre nel merito la serata. Perfetto. Grazie dottoressa Lupo, grazie a tutti voi per essere qui presenti, ma io ringrazio di cuore i nostri ospiti che mi hanno onorato della loro presenza. E quindi per me è un onore e anche motivo di orgoglio ospitare qui a Pontedolizio per la prima volta il primo evento targato Lega Giovani Abruzzo. Quindi un applauso più che doveroso. Quindi diciamo come è nata l'idea di questo evento, è un evento che ha già in sé un titolo molto eloquente, i giovani si legano, quel non barrato, come avete avuto modo di vedere anche dei manifesti, non è stato scelto a caso ovviamente, i giovani si legano perché hanno voglia di dire basta al governo dei no, basta al governo delle poltrone, perché per noi l'onore e la dignità valgono più di ogni altra poltrona. Un governo che poi ha anche voglia, ha anche bisogno chiaramente di liberarsi, di disintossicarsi da quello che è un poltronavirus, perché se andiamo a vedere un vero leader, i veri leader quando vengono eletti non si impongono sulle persone ma vengono scelti dalle persone e quindi dobbiamo assolutamente, vogliamo assolutamente che gli italiani tornino a votare perché abbiamo bisogno di garantire una maggiore rappresentanza a livello giovanile. Vedete, la Lega significa avere amministratori, consiglieri regionali, consiglieri comunali, sindaci che ogni giorno lavorano un'ora in più per tutelare quelli che sono i risparmi degli italiani, le case degli italiani e soprattutto i confini degli italiani. Vedete, poi in Italia ci sono comunque 60 milioni di italiani che vivono in un paese con storia, tradizioni, bellezze, ricchezze, in mano a 100 senatori che hanno paura, e qui lo sottolineo, di perdere la poltrona. E quindi è arrivato il momento assolutamente di riprenderci in mano la situazione e di tornare avanti a batterci per un Abruzzo migliore e soprattutto per un'Italia migliore. Ma sappiamo benissimo che chiaramente il governo dei no
qui per riallacciarci al titolo dell'evento, alle ore contate, non può scappare all'infinito, perché prima o poi si tornerà al giudizio libero, democratico e popolare. Quindi diciamo ora, dopo questa breve introduzione, direi quindi doverosa per spiegare quelli che sono gli obiettivi di questa manifestazione, vorrei subito entrare nel vivo di questo importante incontro attraverso i nostri ospiti che ci spiegheranno più a livello tecnico quelli che sono gli obiettivi appunto di questo incontro, per poi tornare successivamente a parlare dei nostri giovani. Quindi ora torno dalla dottoressa Lupo e ci vediamo più tardi. Allora, come diceva Angela, entriamo nel vivo della nostra discussione e naturalmente il primo a parlare è l'onorevole Luigi Deramo, che con la sua presenza qui, che ci onora della sua presenza qui, e sicuramente potrà apportare un contributo reale, non solo di quello che sta succedendo, lo leggiamo tutti i giorni, le problematiche a livello universitario, l'Azzolina, le scuole, tutto quello che sta uscendo, diciamo, come un fiume in piena e anche senza un minimo di programmazione, di idea. A qualcuno ha mai sentito dai giovani di che cosa hanno bisogno tornando a scuola? Che cosa, di cosa realmente, a che cosa realmente hanno pensato in questi mesi e che cosa si aspettano? Voi pensate che torneranno a scuola bambini piccolissimi che sono stati privati per mesi dei loro compagni, che hanno parlato con le loro maestre attraverso uno schermo, e nessuno si sta preoccupando di questo? Io capiamo tutti il problema della tutela della salute, che viene prima di tutto, ma la salute è anche quella psicologica, quella mentale, non è solo quella fisica. Quindi chiedo appunto invito l'onorevole Deramo a parlarci proprio di quella che è la situazione della politica, anzi della non politica proprio di questo governo, invece di quelle che sono le prospettive per il nostro futuro. Grazie, buonasera a tutti quanti voi, un saluto ai colleghi e a tutte le persone che hanno preso parte a questo bellissimo evento organizzato dal nostro movimento giovanile, da Angela, che ringrazio e alla quale farei ancora una volta un applauso per l'impegno, la dedizione, la passione, la fermezza con la quale porta avanti l'azione politica, le istanze, le proposte del Movimento Giovanile della Lega Abruzzo. Io ogni qualvolta i ragazzi giovani organizzano momenti di confronto, di approfondimento, di studio, credo che sia una vittoria per la politica. Viviamo in un tempo in cui la maggior parte dei giovani vengono utilizzati come carne da cannone da parte della politica, da parte di una certa politica. Viviamo in un momento in cui i giovani spesso sono chiamati ad abbassare il capo, a chinare la testa per magari cercare un posto di lavoro, una raccomandazione. Spesso sono destinati al lavoro del precariato. Non riescono a pianificare una propria professionalità, non riescono ad avere una certezza per il futuro, spesso non riescono a sposarsi o a pensare di fare un figlio o di costruire un'abitazione, di acquistare un'automobile. E quindi quando ci sono momenti come questi viene sottolineata la speranza nel futuro, e cioè che ci sono anche giovani che si ribellano a questa imposizione, giovani che sanno esattamente cosa vogliono, che hanno degli obiettivi, che li perseguono quotidianamente, giornalmente, con determinazione, e quando i ragazzi si riuniscono e riflettono, vince la democrazia e vince il futuro contro ogni perversione della politica, contro ogni lobby, contro ogni mondo che cerca di controllare
e di portare all'ammasso le intelligenze e le teste dei nostri ragazzi. Quindi complimenti ancora per questa bellissima iniziativa. Io oggi vi chiedo di fare però uno sforzo in più, perché è in ballo la credibilità del sistema nazionale, ma soprattutto è in ballo la democrazia di questo Paese. La procrastinazione dei termini dell'emergenza, portata al fine ottobre, dà ancora una volta la possibilità a questo governo di poter continuare ad adottare provvedimenti, decisioni, scavalcando le più elementari norme democratiche, così come è accaduto nei mesi precedenti durante la pandemia. E quindi si impone ancora una volta agli italiani il sistema delle restrizioni, delle mascherine giuste, della non risposta alle questioni economiche che hanno, a causa del virus, di fatto messo in ginocchio milioni di professionisti e partite IVA, hanno bloccato le attività economiche, un governo che non è riuscito a dare risposte concrete, interventi diretti, sostegni economici a fondo perduto. Vero è che la regione Abruzzo, con due manovre finanziarie, ma poi di questo ve ne parleranno Bocchino, Marco Vecchio e Fioretti, ci siamo dovuti sostituire all'inerzia e all'incapacità del governo del Partito Democratico e 5 Stelle come Regione Abruzzo, per cercare di dare delle risposte a centinaia e centinaia di commercianti, di artigiani, di piccoli imprenditori, di agricoltori, di professionisti, di partite IVA completamente abbandonate dallo Stato centrale. E mentre per gli italiani accade tutto questo, contestualmente continuano gli sbarchi. E accade che a Pettorano sul Gizio, che è un comune in provincia dell'Aquila, arrivano 13 immigrati, rispetto ai quali si è sostenuto che era stato effettuato l'analisi per verificare se fossero infetti, sono arrivati negativi e solo lo scrupolo della direzione generale della ASL dell'Aquila, che ha fatto ripetere il test, si scopre invece che 8 su 13 di questi immigrati sono risultati positivi al Covid. Ieri ne sono arrivati altri 250, mi dicono qua vicino a Gissi, e quindi non si riesce a comprendere come questo Stato, come Conte, come Zingaretti, come Di Maio vogliano effettivamente cercare di castrare definitivamente la diffusione del virus. Quindi per gli italiani le restrizioni, per tutti gli altri la possibilità di arrivare come e quando vogliono, portare nelle nostre terre, nei nostri comuni, nelle nostre città il virus senza un controllo, senza la capacità anche di riuscire a contenere le fughe che ormai sono quotidiane da ogni centro di accoglienza. Basta vedere quello che è accaduto qualche giorno fa in Sicilia, in Puglia, addirittura nel nord Italia, credo in Veneto, dove circa 300 dei 400 assistiti sono risultati positivi al virus. Quindi ci hanno riportato i focolai in Italia, e secondo loro, i nostri giovani, noi, gli italiani liberi, dovrebbero tacere e accettare questa logica. Lo abbiamo detto nei giorni scorsi, lo ripetiamo oggi, la Lega sarà presente in ogni comune con manifestazioni libere, non violente, ma di protesta, per far sì che la voce dei cittadini abruzzesi si possa levare contro questa politica, e andremo in ogni comune dove saranno ospitati gli immigrati, perché noi vogliamo sicurezza, certezza per i nostri figli, per i nostri anziani, per la nostra popolazione. È un discorso di dignità, di libertà, di sicurezza sanitaria, rispetto alla quale nessuno può fare un passo indietro, e noi non faremo mai un passo indietro. E collegandomi al tema più specifico che mi veniva richiesto per quanto riguarda il mondo della scuola e dell'università, anche qui plasticamente si riassume il fallimento delle politiche del governo del 5 Stelle e del Partito Democratico. A me imbarazza avere un ministro della pubblica istruzione come Lazzolina. Pensare che l'Italia ha avuto Gentile, pensare che l'Italia ha avuto menti che hanno rappresentato la scienza nel mondo come ministri della pubblica istruzione, oggi ci siamo ridotti ad un ministro che
a meno di un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole, il suo unico problema è quello di acquistare milioni di banchi con le rotelle, che poi non si è mai neanche compreso il motivo di questa scelta, un po' come la questione del monopattino. Cioè, durante la pandemia compriamo i monopattini e compriamo i banchi con le rotelle, dimenticando che nei decreti per combattere il Covid hanno inserito che per il distanziamento sociale all'interno delle scuole il 15% della popolazione scolastica non potrà frequentare normalmente i corsi di studio giornalieri. Il 15% della popolazione scolastica rappresenta 1 milione di studenti, quindi a settembre 1 milione di studenti dei vari livelli, dei gradi di istruzione, non potranno recarsi fisicamente negli edifici scolastici italiani. E dove saranno messi? A un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole? Non si sa. E allora leggiamo ogni giorno, o sentiamo gli interventi del Ministro nei due rami del Parlamento, che si sta pensando di affittare i cinema, i teatri, le proloco, le stanze delle parrocchie. Vedete, il grado di civiltà di una nazione si misura su due realtà specifiche. Una è la qualità dell'offerta scolastica, l'altra è l'assistenza ai più bisognosi. E quando una nazione non riesce a dare risposte al mondo della scuola e agli studenti, pensate che durante la Seconda Guerra Mondiale mai si è interrotto anche il ciclo scolastico, quando non si riesce a dare risposta e certezza nei piani di studio e la possibilità di frequentare la scuola ai nostri figli, significa che il sistema nazionale, e nel caso specifico della scuola, è al collasso. E nessuno si sta preoccupando. La Lega aveva chiesto, sin dall'inizio della pandemia, di fare immediatamente degli interventi di allargamento, di potenziamento dei nostri edifici scolastici, approfittando tra l'altro di questo dramma per mettere in sicurezza la maggior parte degli edifici scolastici nazionali, che nella maggior parte dei casi non hanno neanche il rispetto dei parametri di sicurezza per il terremoto, sono edifici obsoleti o sono edifici di 70-80 anni fa. E avremmo avuto tutto il tempo, perché da marzo fino a settembre si sarebbero potuti fare degli interventi e quindi garantire a ogni studente la possibilità di tornare sui banchi di scuola a settembre, e questo non è stato ascoltato. Abbiamo chiesto che venissero fatti decreti per assumere i precari del mondo della scuola. Ci sono insegnanti precari da oltre 10, 15, 20 anni, 25 anni che non hanno la possibilità di avere il posto fisso all'interno del mondo della scuola. C'è carenza di insegnanti, e invece ancora una volta di fare una scelta di civiltà e di coerenza per il potenziamento del mondo della scuola, cosa accade? Accade che praticamente il decreto addirittura viene rigettato, non viene preso in considerazione, nonostante Lazzolina in una precedente vita avesse ricoperto proprio il ruolo di un insegnante precaria e avesse fatto tutte le campagne elettorali come Movimento 5 Stelle, promettendo che se fosse stata eletta parlamentare, o addirittura se mai fosse diventata ministro, avrebbe colto anche questo tipo di risultato. Queste non sono critiche, non è critica politica la mia, è il racconto della quotidianità, dei fatti, delle circostanze che avvengono quotidianamente all'interno della Camera, del Senato e del governo italiano. Confusione, incertezza, debolezza, incapacità di dare risposte, distruzione sistematica degli asset principali del sistema nazionale, e quello di prostrarsi e inchinarsi alle lobby economiche e finanziarie europee che hanno puntato la nostra nazione. Ci vogliono far accettare il MES, ci mettono davanti lo specchietto dei 200 miliardi di euro che non arriveranno oggi, qualora accettassimo il MES arriveranno forse nel 2021.
E da qui al 2021, al commerciante che domani mattina non ha più una lira per coprire gli assegni, pagare gli impegni economici, pagare gli stipendi, pagare l'INPS, cosa racconterà questo Stato? Cosa racconterà il governo? Quali saranno le risposte che il sistema nazione potrà dare a milioni di italiani che versano in condizioni di difficoltà economica e sociale? Nessuna. Ed ecco, per questo è fondamentale che i giovani aprano non soltanto una riflessione, un approfondimento e una discussione da un punto di vista tecnico, entrando nel merito delle perversioni anche legislative e amministrative che sono state prodotte negli ultimi 4 mesi da questo governo. Ma è soprattutto necessario che oggi i giovani ritrovino la forza, il coraggio, la passione di scendere nelle piazze ed urlare il loro dissenso rispetto ad un governo che non ha la forza, ma soprattutto non ha il mandato elettorale per continuare a governare questa nazione. Siamo governati da un governo di minoranza, frutto di un gioco di palazzo, come accadeva 30 anni fa nell'era buia e oscura della Prima Repubblica. Rispetto a questo vi dovete indignare e rispetto a questo dovete scendere insieme a noi nelle strade e nelle piazze d'Italia per dare ancora una volta una speranza, una luce di libertà, di giustizia, di difesa dei vostri valori, sottolineare l'importanza di rivendicare l'autonomia nel ragionamento e non portare i cervelli all'ammasso come vorrebbe questo governo. Ecco, è questo il compito che vi è stato affidato anche dai vostri amici, dai vostri compagni di scuola, dai vostri compagni di università. La libertà, e la Lega si è sempre battuta per la libertà. Quindi buona iniziativa, spero, mi dispiace che manca Francesco, che è il nostro coordinatore regionale giovanile, ma è impegnato, è rimasto impegnato all'Aquila, sapete che è scoppiato un incendio importantissimo che sta lambendo la periferia della città dell'Aquila, quindi essendo consigliere comunale insieme agli altri colleghi stanno dando una mano a dirigere le operazioni di spegnimento. Ma a Francesco De Santis idealmente questa sera consegniamo il compito preciso di ripetere iniziative come questa, di potenziarle in tutte le nostre città dove amministriamo, ma andare soprattutto nelle città dove non abbiamo ancora eletto amministratori per far vedere che la Lega c'è. La Lega non è il partito delle stanze chiuse, dei palazzi, la Lega è il partito di piazza e di popolo. E noi con le piazze e con il popolo difenderemo la nostra libertà, ma soprattutto ci riprenderemo il nostro futuro. Grazie. Grazie all'onorevole Deramo per queste bellissime parole. E devo chiudere sempre. Grazie all'onorevole Deramo per queste bellissime parole che hanno ancora di più infuocato i nostri animi e anche naturalmente portato nuovi temi che andremo ad affrontare. Una mia riflessione personale che mi è venuta proprio in mente mentre l'onorevole parlava è stata quella, ad esempio, promossa dal grande ministro Franceschini. Io come formazione sono uno storico dell'arte, quindi per me è stato un po' uno shock. Mentre durante il lockdown tutti i musei hanno cercato con le loro forze in qualche modo di promuovere, anche utilizzando le forze interne, noi appena abbiamo avuto la possibilità di aprire per promuovere gli uffici abbiamo chiamato Chiara Ferragni. Questa cosa è assolutamente follia, perché nel momento in cui tu hai soldi da investire sulla cultura, questi soldi vanno investiti per portare le persone a capire il nostro patrimonio culturale. E io non penso che l'intelligenza dei ragazzi sia adesso vado agli Uffizi perché c'è andata Chiara Ferragni. Questo significa anche sottovalutare l'intelligenza dei nostri giovani.
giovani. L'intelligenza dei giovani italiani è proprio il senso di libertà dei giovani, perché io da giovane libero non penserei mai di andare in un posto perché c'è andata un'altra persona. L'emulazione è una negazione dell'intelletto e della libertà di pensiero. Proprio perché appunto a livello nazionale non si progredisce, qui sul territorio i nostri consiglieri e i nostri assessori invece stanno lavorando proprio affinché l'Abruzzo cresca e cresca realmente. Adesso passerò la parola all'assessore Fioretti, assessore al sociale e al lavoro, che in questi mesi ha lavorato a tantissime iniziative, tra le quali ad esempio la chiusura proprio del bando Abruzzo Giovani, che darà la possibilità a tanti giovani di avere spazi per le loro passioni, i loro hobby, portare avanti iniziative. O anche per esempio la Regione ha in autunno approvato quelle che sono le nuove, il nuovo piano formativo, se così lo possiamo chiamare, quindi anche la formazione per professioni che sono anche professioni più vicine proprio alle nuove generazioni. Quindi la politica concreta, la politica del fare e di coloro che sono vicini tutti i giorni a tutti noi. Grazie soprattutto per aver avuto l'invito, sono venuto volentieri, cerco di fare come tutti gli eletti della Lega e gli assessori della Lega, cerchiamo di fare istituzionalmente il nostro compito regionale e andiamo in tutte le province senza fare insomma azioni che invece altri partiti fanno rinchiudendosi magari nel loro orticello elettorale. Perché? Perché noi dobbiamo cercare di portare il messaggio della politica della Lega. La politica della Lega è fatta, come è stato già detto, di concretezza, una concretezza che viene da lontano e dobbiamo trasmetterla ai giovani. E noi che magari veniamo da attività politiche antiche, dove ci veniva detto non è importante non cadere, l'importante è rialzarsi, l'importante è portare avanti un testimone che poi dopo si deve passare a qualcuno più giovane di te, dandogli tutta quella esperienza che gli può essere utile per cercare di fare bene, iniziando ecco, da questo impegno a livello comunale come amministratore, che non è una cosa semplice, però sicuramente insomma con l'energia, con la voglia di fare, sicuramente sì. Sa. Sicuramente ci saranno dei bei risultati, anche per vedere effettivamente come funziona la macchina della politica e cosa veramente si può fare per la nostra gente. Io oltre alla delega del lavoro ho anche la delega dell'istruzione, della formazione e dell'università, quindi insieme al sociale in realtà sono delle deleghe che si combinano perché noi per poter dare una speranza ai nostri ragazzi dobbiamo dargli una buona istruzione e indirizzarli nella formazione giusta, adatta a poter poi dopo trovare un posto di lavoro che possa eventualmente accompagnarli per tutta la vita, magari anche facendo delle esperienze all'estero, per carità, bisogna lasciare aperti a ogni tipo di esperienza, però cercando di dare quella possibilità di tornare o comunque di rimanere già direttamente nelle nostre terre, a cercare di far crescere le nostre comunità, che i nostri avi, i nostri anziani, i nostri genitori ci hanno lasciato belle come Monte Dorisio, quindi realtà veramente insomma che sono delle piccole perle a cui dobbiamo solamente dare quel qualcosa in più in termini di opportunità, in termini di conoscenza e cercare di
formare al meglio, insomma, le nuove generazioni. Noi come Regione Abruzzo, come è stato detto, abbiamo già fatto un nuovo piano di formazione, cercheremo di far colloquiare il mondo datoriale, quindi tutte quelle esigenze che vengono dai datori di lavoro rispetto a nuove figure lavorative, rispetto a delle necessità che possono essere programmate nel medio-lungo termine, per cercare di indirizzare i ragazzi a una formazione specifica. Allo stesso tempo dobbiamo curare i più deboli, come è stato detto dall'onorevole D'Aramo. Noi come Lega siamo molto vicini al sociale e alle condizioni dei più deboli, che fossero persone con problemi di disabilità o persone che hanno situazioni di indigenza e che quindi hanno bisogno più di altri di essere accompagnati e supportati. Quindi abbiamo attivato una serie di azioni che vanno da un rafforzamento di quelle che sono anche le infrastrutture immateriali. Ho chiuso proprio l'altro giorno un piccolo progettino da poter portare avanti con il GAR, che è una società che dà supporto alle università e ai centri di ricerca, per poterli portare ad essere anche la rete degli istituti superiori, in modo da dare alle nostre scuole, ai nostri istituti, una possibilità di collegamento veramente valido, anche in prospettiva di quello che sarà forse un obbligo, perché torniamo a quello che diceva l'onorevole D'Aramo, del fatto che a settembre non sappiamo se tutti riusciranno veramente, insomma, a essere in presenza in aula, e a quel punto sarà necessario dare con un piano B la possibilità di avere una istruzione vera, concreta, con quindi delle linee internet che abbiano la capacità giusta per poter funzionare, cosa che purtroppo invece ad oggi non abbiamo. Altro problema del mondo del lavoro è quello che purtroppo, soprattutto a livello giovanile, non riescono ad esserci possibilità di investimento per poter magari sviluppare dei progetti propri, degli spin-off, o comunque, insomma, cercare di collocarsi insieme ad altri giovani per fare quello sviluppo di idee utili per far crescere le nostre realtà. E lì abbiamo stanziato dei fondi per poter attivare dei centri di co-working, dove magari anche i ragazzi universitari con dei piccoli incentivi possano lavorare in team, e quindi andare a dare uno stimolo facendoli rimanere in loco e magari potendo lavorare con anche aziende internazionali. Poi c'è tutta una serie di situazioni di difesa, perché purtroppo, come è successo oggi, io seguo anche i tavoli di crisi, e questa è una delle zone più attenzionate, con le grandi aziende di primaria importanza che sono presenti, e che basterebbe un piccolo inciampo che porterebbe a dei disastri a livello di occupazione. E dobbiamo stare attenti, perché purtroppo abbiamo una concorrenza sleale. È successo proprio avanti ieri, io stamattina ero su un picchetto davanti a un'azienda, perché avanti ieri sono venuti i rappresentanti di un fondo internazionale ad annunciare a un'azienda che a dicembre avrebbero chiuso il sito con 200 lavoratori, un piccolo regalo di preferie, e quindi con una possibilità minima di poter intervenire su una situazione del genere. E lì, ecco, ci vorrebbe la forza della Lega al governo per evitare che queste multinazionali creino queste condizioni di concorrenza sleale, perché sicuramente quello che si faceva in quell'azienda verrà portato in Polonia piuttosto che magari in un altro paese dell'est, dove ci sono sicuramente condizioni migliori per loro. Logicamente noi, che abbiamo una politica molto più attenta al mondo del lavoro, a quello che deve essere il futuro di chi lavora, siamo penalizzati poi dopo da tutta una serie di incombenze che spesso e volentieri il governo non riesce nemmeno a sostenere. Quindi c'è tutto un lavoro che si andrà a fare nell'ambito del sociale rispetto al lavoro. Do un esempio: ho aperto alcuni tavoli di crisi per dei call center. Nei call center mi sono accorto che in Abruzzo, su 1200 lavoratori dei call center, non ce n'è uno
del collocamento obbligatorio di quella categoria che naturalmente potrebbe essere collocata in un call center. Non c'è una persona assunta che sia cieco o ipovedente. E vado a vedere, fra l'altro, chi sono i clienti di questi call center, e sono l'INAIL e l'INPS. Questo è lo Stato italiano, che non è attento nemmeno alle cose più evidenti. Cioè, ci sono delle strutture pubbliche che sono di supporto a queste categorie svantaggiate, ma non mettono nei bandi per assegnare certi tipi di servizi l'obbligo di assunzione di quelle categorie. È una cosa vergognosa, ne abbiamo esempi a iosa in tanti settori. Cercheremo di metterci mano e cercheremo di fare il massimo, soprattutto per i giovani, per quello che ho detto prima, per cercare di lasciare un testimone che sia un po' più avanti rispetto a dove l'abbiamo preso noi, dicendovi di non aver paura di cadere, ma avere solamente la forza di rialzarsi e continuare. Grazie. Ora, con l'intervento del consigliere Bocchino, andremo a trattare dei temi che stanno molto a cuore a tutti noi, perché il consigliere dall'inizio della sua attività legislativa si è occupata proprio di alcune delle problematiche più sensibili per i giovani, ovvero proprio il bullismo, il cyberbullismo, problematiche legate a tutta quella che è il disagio dei più giovani, e quindi a tutte quelle situazioni che portano poi al disagio psicologico, non solo. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio per avermi invitato, perché sono innanzitutto contenta che sia un'iniziativa partita dai nostri giovani. I giovani sono una risorsa, soprattutto i giovani della Lega sono una risorsa, perché sono pieni di idee, pieni di iniziative, pieni di forza, e noi dobbiamo legarci a loro, non, come dicono le sardine, non legarsi, quelle quattro sardine che sono rimaste. Per cui per me veramente è un onore essere qui insieme ai giovani. E con i giovani e per i giovani voglio lavorare. Io vado spesso in giro per il territorio, come anche tutti i miei colleghi. Mi ricordo però di una cena dove sono stata invitata proprio l'anno scorso dai giovani della Lega. C'è qua forse la più piccola, che l'anno scorso aveva 13 anni, la saluto, e oltretutto è una delle più, come si dice, delle più toste. Per me è stata quella una serata che mi ha portato veramente tanto, perché da loro ho imparato tanto. E mi ricordo, Gloria potrà confermare, i ragazzi che sono qui in piazza possono confermare, che io ho chiesto loro un aiuto. Ho chiesto loro di darmi delle idee che io poi avrei tramutato in azioni legislative. E loro sono stati contenti e mi hanno realmente dato un supporto, che continuano a dare ogni giorno, e quindi da loro dobbiamo prendere forza. In quest'anno e mezzo di attività legislativa mi sono resa conto, proprio mettendole tutte insieme, accettando l'invito, parlando con Maria Paola, con Angela, con Gloria e con loro, che praticamente tutte le mie azioni erano rivolte in maniera principale ai giovani. La prima legge a mia firma è stata proprio sul cyberbullismo, sulla lotta al cyberbullismo, che oggi credo che insomma lo vediamo sui giornali, su tutti i media, tutti i giorni. È un problema veramente importante, che purtroppo parte non dai giovani, ma dai giovanissimi, addirittura dagli 8, 9, 10 anni, fin dalle elementari. Per cui questa legge è stata un'azione, a mio avviso, importante per cercare di dare un supporto, un aiuto e un ascolto ai giovani che hanno questo problema, a far capire il perché, perché i giovani che fanno i bulli io credo che in realtà siano quelli più deboli e che anche loro hanno bisogno di aiuto. Perché chi subisce il bullismo credo che sia molto più forte.
di chi in realtà fa il bullismo. Questo è stato un intervento. Il secondo intervento al quale ho lavorato e che si è tradotto in una legge votata poi in Consiglio regionale era sulla bigenitorialità e quindi un supporto ai genitori separati, perché ci siamo resi conto che i genitori separati, spesso purtroppo i papà, quando si separano, se non sono magari già in condizioni di vivere una situazione più che agiata, separandosi hanno dei problemi oggettivi reali, addirittura non sanno magari dove andare a vivere. Questa cosa, non avendo soldi, non avendo un posto dove poter vivere, li allontana ulteriormente dai loro figli. È un danno sicuramente per i genitori, ma è un danno anche per i ragazzi che non possono, diciamo così, avere tutte e due i genitori vicino. Quindi questa legge era proprio per ovviare a questo problema gravissimo ai giorni nostri, anche perché anche qui tristemente sappiamo che probabilmente più della metà dei matrimoni finiscono con un divorzio. Quindi mi sembra importante la tutela dei minori, soprattutto quelli che hanno magari delle disabilità, degli handicap. Infatti sto lavorando adesso a una legge che andrà proprio in questo senso qua, ma siccome ci sto ancora lavorando ne parleremo magari al prossimo convegno. Dopodiché è arrivato il Covid, per cui abbiamo dovuto lavorare in maniera più veloce, alacremente, per cercare di dare una risposta, come diceva Deramo, come diceva Fioretti, a tutte le partite IVA, a tutti i lavoratori che avevano un problema oggettivo di non sapere come arrivare a fine mese, di non sapere se poi effettivamente la loro attività avrebbe potuto riaprire, e purtroppo oggi ci rendiamo conto che tante attività non hanno la possibilità di riaprire. Come diceva l'onorevole, il governo non è stato di supporto alle nostre attività e le sta continuando a distruggere, perché io adesso vedo che con la proclamazione dell'emergenza veramente stiamo andando incontro a una fase distruttiva per ognuno di noi, per tutti i nostri lavoratori. Quindi anche qui ho fatto una legge, come credo che sia uno degli interventi più importanti mai fatti dalla regione Abruzzo, perché poi insieme ai miei colleghi, insieme agli assessori, al presidente della provincia, del consiglio, abbiamo fatto una legge che stanziasse 90 milioni di euro a fondo perduto per tutte le partite IVA. Però, e qua ci ho tenuto in maniera particolare, c'è un articolo apposito in questa legge per i ragazzi. Perché? Perché noi abbiamo messo due cose. La prima, abbiamo per la prima volta dalla Regione Abruzzo, abbiamo stanziato una cifra che permettesse di pagare tutte le borse di studio, cosa mai successa. Seconda cosa, abbiamo pensato anche qui di destinare una cifra a tutti quei ragazzi che studiano fuori sede e che comunque durante il lockdown hanno dovuto continuare a pagare gli affitti pur non potendo frequentare le università. Quindi per loro e anche per i loro genitori un aiuto concreto e reale per poter sopperire. Certo, sicuramente non è la panacea di tutti i mali, però è un segnale che abbiamo voluto dare anche ai nostri giovani. Una delle ultime cose che ho fatto, perché sto lavorando molto anche con il garante dei detenuti, per questa è proprio roba di un paio di settimane fa, abbiamo approntato un'app importantissima un'app gratuita, quindi c'è questo fatta con personale esperto, con persone appena laureate, che potessero dare un supporto ai minori che hanno dei genitori detenuti, perché vivono un disagio importante, spesso sono emarginati non per colpe loro ma per colpe dei loro genitori. Mi sembrava quindi importante che anche loro potessero avere un supporto in questo. Quindi queste sono alcune delle attività legislative che sono già andate in porto in un anno e mezzo, ce ne sono tante altre di cui sicuramente vi parlerà il mio collega Marco Vecchio, e ma ancora tante ne dobbiamo e ne vogliamo fare.
Io spesso, vedete, anche noi un po' più vecchietti, diciamo così, rispetto ai giovani, spesso anche noi abbiamo delle divergenze, abbiamo delle vedute diverse, ma credo che sia normale questo e credo che sia normale e anche costruttivo. Ma se voi giovani siete ancora più intelligenti di noi, più svegli, più capaci e dovete prendere in mano il vostro futuro perché vi spetta, lo dovete prendere con la forza, noi vi dobbiamo aiutare. Allora le vostre divergenze mettetele insieme, parlatene, discutetene e arrivate a una sintesi, perché insieme, creando una sintesi, sicuramente si può fare il bene di voi giovani, di noi vecchi, perché siete voi che dovete trainarci nel futuro, il futuro di questo territorio, di questo paese, di questa regione e poi anche della nostra nazione deve essere nelle vostre mani e solo attraverso un confronto costruttivo e reale con le vostre idee credo che possiamo andare avanti tutti. Quindi grazie, grazie di nuovo e benvengano queste iniziative. Il consigliere Bocchino ha trattato dei temi molto interessanti e anche molto importanti, veramente di peso, che hanno a che fare con la dignità di ognuno di noi, con il futuro dei giovani, con la vita dei giovani. E mentre le parlava mi è venuto in mente una delle ultime lezioni di uno dei più grandi filosofi contemporanei, che è Zygmunt Bauman. Bauman in questa lezione ha detto una cosa molto che fa molto riflettere e che fa proprio il paio con alcune parole del consigliere, ovvero che i giovani, che tre parole definiscono i giovani di oggi: insicurezza, solitudine e inadeguatezza. Queste tre parole sono parole molto forti. Naturalmente lui poi ha detto che tutto questo si può vincere e lo dimostrano anche le azioni di chi si impegna tutti i giorni sul territorio, ma questo si può vincere attraverso soprattutto delle politiche che siano politiche di inclusione e di rispetto, che siano azioni appunto che sono proprio basate sulla inclusione e sul rispetto. Adesso si parla tanto di inclusione, progetti di didattica inclusiva, il lavoro di inclusione, però l'inclusione è quella che tutti i giorni facciamo noi quotidianamente con le persone che hanno situazioni diverse da noi. E il consigliere Marco Vecchio ha proprio lavorato, anche per la sua sensibilità di amministratore locale, ad un progetto di legge molto interessante che è proprio sui parco giochi. Prego. Parlo io. Proprio sui parchi inclusivi, quindi luoghi anche di aggregazione. Anche, direi non solo. Grazie innanzitutto, li salto i ringraziamenti perché comprendo che si avvicina l'ora di cena e quindi insomma ognuno poi e ha necessità di andare via. Io innanzitutto consentitemi, perché li vedo, di salutare affettuosamente i militari dell'Arma dei Carabinieri, che tra l'altro sono amici della mia stazione, essendo stato sindaco di Cupello per 5 anni, e lo faccio con anche per dovere morale, perché ne abbiamo sentite in questi giorni, no? Ci sono stati degli episodi, io credo che 4 balordi non potranno mai infangare quella divisa che ogni giorno viene indossata da persone che con professionalità, con dedizione, che mettendo a rischio a volte anche la propria vita, assicurano e custodiscono preziosamente il nostro territorio. Grazie non solo per essere qui stasera, ma per tutto quello che fate per la nostra gente. E
I politici, diceva Montanelli, quando rispondono poi alla fine hanno la capacità di non far ricordare all'intervistatore la domanda che è stata fatta. Dico questo perché l'occasione non solo di parlare di un mio piccolo contributo con una legge che ho voluto insieme all'assessore Fioretti per dare dei contributi ai comuni che spero andrà in porto in termini di finanziamento nei prossimi mesi per l'inclusione, appunto, perché la categoria degli ultimi, la categoria dei disabili, di quelli che ce la fanno un po' meno degli altri, deve essere sempre al centro dell'attenzione dell'azione politico-amministrativa non solo della Lega, ma di chi ha al cuore le istituzioni, di chi ha a cuore la gente, la propria gente. Quindi questa è una delle iniziative, ne abbiamo fatta un'altra, tanto per ricordare le più recenti, su un finanziamento agli oratori è stato stipulato un importante protocollo d'intesa che consentirà ai ragazzi della nostra regione di poter fruire di qualche occasione in più, di qualche opportunità in più di socializzazione, di buona educazione. Però è chiaro che l'occasione è, cara Maria Paola, e quindi mi consentirai di andare un po' fuori tema e di prendere magari 5 su questo mio breve, che vuole essere breve, intervento, perché essere qui a Montorriso significa per me essere a casa, in definitiva essere tra amici con i quali, insomma, dall'epoca delle provinciali abbiamo coltivato con questa comunità un importante rapporto di lealtà, di collaborazione per fare cose buone anche per questa comunità. Lo abbiamo fatto anche con la recente legge finanziaria, con la quale abbiamo dato un piccolo ma importante, credo, e significativo contributo alle esigenze della vostra comunità che riguardano soprattutto la viabilità e l'arredo urbano. Ma noi siamo impegnati, lo ricordava prima Luigi, anche a sostituirci ad alcune inefficienze della politica nazionale. Ne dico una di azioni importanti, oltre quelle che prima venivano narrate dalla collega Sabrina. C'è un'azienda di questo territorio che rappresenta la spina dorsale del tessuto socio-economico di queste comunità, che si chiama Pilkington Italia S.p.A. Benissimo, sapete, sai caro Luigi, quante risorse sono state messe a disposizione dell'azienda strategica, di una delle aziende strategiche della nostra regione da parte del governo nazionale? Zero. Zero. Ce la stiamo cavando e ce la caveremo da soli. Abbiamo messo in campo, insieme all'assessore Fioretti, importanti politiche difensive del lavoro. Abbiamo messo insieme all'assessore Campitelli importanti iniziative per poter dare respiro rispetto alle tematiche ambientali di quell'azienda. Abbiamo messo in campo politiche economiche importanti, interventi economici importanti che andranno a concretizzarsi nelle prossime settimane per dare ossigeno a quella realtà che oggi è in competizione con tutte le altre realtà d'Europa. E noi come regione abbiamo fatto il nostro e abbiamo fatto più del nostro anche a fare ciò che doveva fare il governo nazionale, che è latitante sull'azienda strategica e sulle aziende strategiche in generale della nostra regione. E noi stiamo coltivando, consentitemi, rivendicando quell'azione forte, incisiva, che giorno per giorno insieme alla collega consigliere di questo territorio stiamo facendo per difendere dei presidi importanti del nostro territorio, non solo di questa comunità che è parte integrante di un territorio, di un comprensorio molto importante che è quello del Vastese, che conta una realtà industriale altrettanto importante. E saluto anche il coordinatore cittadino di Vasto, che è qui e che sa che insieme a noi dovrà avviare una sfida importante di qui ai prossimi mesi, perché dovremmo chiudere un cerchio rispetto a questo territorio, perché magicamente dovremmo far sì che questa classe dirigente della Lega, che questa classe dirigente del centrodestra, dopo aver conquistato il governo di questa meravigliosa cittadina di Cupello, di San Salo, possa completare l'opera il prossimo anno anche con Vasto.
Dicevo appunto che a quelle azioni alle quali si faceva riferimento noi stiamo difendendo, cercando di proteggere dei presidi importanti di questo territorio. Al prossimo Consiglio regionale andrà in onda una norma importante per la difesa del Tribunale di Vasto. Stanno arrivando nuovi amministrativi, stanno arrivando noi magistrati. Saluto anche il collega Sandro Sala che tante battaglie sta facendo anche per l'altrettanto importante Tribunale di Lanciano. Stiamo facendo delle battaglie importanti, ma non solo predicando nelle piazze, ma studiando, applicandoci, trovando norme, facendo leggi, approvando leggi che possano dare delle risposte concrete. Perché guardate, io sono entrato in lei, io non vengo da Marte, ho una mia storia politica, una mia appartenenza politica che viene ormai da qualche lustro. Però una cosa ho imparato stando nella Lega, innanzitutto l'impegno. Quello che ci viene chiesto lo fa il leader, lo fanno i nostri coordinatori, il nostro coordinatore regionale, ci viene chiesto di stare sul pezzo, di applicarsi. E questo è quello che noi facciamo quotidianamente con un occhio alla nostra regione e evidentemente con un'attenzione particolare e premurosa per il nostro territorio. È una Lega che va raccontata anche nel modo giusto, consentitemi, prima non siamo anziani, siamo probabilmente, iniziamo a essere diversamente giovani, nella convinzione che, e lo dico amabilmente ai nostri cari ragazzi, che il mondo c'era prima di loro, e lo dico amabilmente ai diversamente giovani, che il mondo ci sarà anche dopo i diversamente giovani. E quindi la bellezza anche di questa comunità della Lega è quella di saper, come dire, mettere assieme le varie esperienze, le varie sensibilità, l'entusiasmo dei giovani e la saggezza di chi con qualche anno sulle spalle riesce a dare preziosi consigli. È una bella comunità quella della Lega che dobbiamo difendere anche da quella vergogna che ieri si è consumata nel Parlamento italiano, dove è stato mandato a processo il leader dell'opposizione solo ed esclusivamente perché c'era la necessità di difendersi. Allora, se c'è un motivo per votare Lega oggi, cari giovani, è proprio quello della legittima difesa. Votiamo Lega per legittima difesa, facciamo crescere la Lega per legittima difesa, perché ne abbiamo viste tante negli anni, e non è una questione tra Salvini e la magistratura, è una questione anche di dignità della politica, del primato della politica, che ieri, come ha detto giustamente, con delle parole appropriatissime da parte di Giulia Bongiorno, che si è inginocchiata di fronte al sistema della magistratura che faceva capo a tale palamaro. La chiudo qui ricordando a voi la necessità comunque di stare assieme come comunità allargata di questo territorio per portare avanti le battaglie importanti di questo territorio. Ne dico una, l'ultima, sulla quale fino a stamattina abbiamo insieme a Sabrina perorato presso l'assessorato alla sanità e alla salute, che è quella dell'ospedale, della difesa del nostro ospedale, della medicina del territorio, dei distretti sanitari. Stiamo facendo e stiamo soprattutto programmando, perché se oggi abbiamo dei problemi, perché è evidente che nel passato non si è programmato, non è che non si è programmato bene, non si è programmato nulla, si è navigato a vista. Dobbiamo recuperare un gap, io credo, spero, ma sono convinto che se insieme riusciamo a fare squadra porteremo a casa anche nei prossimi mesi gli importanti risultati per il nostro territorio. Un abbraccio affettuoso a questa comunità, ne avremo tante, spero di raccontarvi di cose belle da parte della Regione e da parte della Lega. Grazie.
Ringrazio il consigliere Marco Vecchio per avermi dato anche il là per la prossima tematica, perché trattando comunque i presidi industriali così importanti sul nostro territorio, su questa zona del nostro territorio, ha passato in qualche modo il testimone virtuale a Gloria, che tratterà proprio la tematica delle start-up, quindi delle nuove opportunità di lavoro tramite quelle competenze che sono tipiche proprio dei giovani, quindi l'idea proprio di professionalità e della valorizzazione anche delle intelligenze, delle intuizioni. Quindi appunto chiedo. Grazie Maria Paola e grazie Angela soprattutto per aver ideato e organizzato l'evento che vede coinvolti così tanti giovani, e c'è da dire anche che questo è il nostro primo evento del 2020 dopo Videliu, che ci rivediamo tutti insieme e che quindi ci vede affrontare dei temi soprattutto importanti che appunto non ritrattavamo da Videliu. Possiamo dire che appunto è un evento pensato da giovani e per i giovani. Diciamo che ci troviamo in un contesto abbastanza particolare, perché siamo un paese che deve ripartire soprattutto economicamente, deve pensare comunque anche, scusate un attimo, mi sto emozionando. Scusate, ci troviamo in un periodo particolare appunto dovuto dal Covid, e un paese che deve certamente ripartire anche economicamente non può non pensare alla tutela e alla formazione della garanzia del giovane. E infatti ritengo questo incontro molto importante, in quanto abbiamo qui vicino a noi proprio i nostri responsabili regionali e anche comunali, come ad esempio Angela, che è il nostro vice sindaco della Lega Giovani. E appunto attraverso questo incontro noi vorremmo fornire un'informazione diversa, un'informazione più vera, fatta di strumenti concreti, di modo da poter fornire ai giovani imprenditori, soprattutto del territorio, uno stimolo, un incoraggiamento a far sì che si possano pensare a proporre dei propri progetti, e quindi di modo di poter incentivare anche appunto uno spirito di imprenditorialità e di iniziativa. A tal proposito vorrei introdurre quelle che sono le start-up digitali innovative. Queste sono delle aziende attraverso le quali si possono realizzare, si possono andare a toccare dei settori innovativi, come ad esempio dal biotech allo sport, oppure dalla sostenibilità fino all'intelligenza artificiale. Giocano attorno a questo argomento un ruolo fondamentale proprio i territori, in quanto se si pensa che un giovane imprenditore debba andare ad investire sul proprio territorio e quindi non per forza spostarsi e andare su magari al nord oppure in una città molto più grande, questi ultimi, ovvero questi territori, dovrebbero curare maggiormente la propria ospitalità per far sì che, rivolta appunto a queste nuove imprese, per far sì che un domani poi si possa generare ricchezza proprio sul proprio territorio. E come è possibile però aiutare questi territori alla creazione di queste nuove imprese, di queste nuove start-up? Si può pensare ad una sorta di sfida, se vogliamo ad una gara che generi mobilitazione e che quindi vada a premiare quelli che sono i progetti più innovativi e più competitivi svolti appunto da questi giovani talenti, quindi andare a valorizzare soprattutto quello che è come si distingue un giovane all'interno del proprio territorio. Questo sicuramente andrà a generare una sorta di sicurezza e di garanzia per il giovane, che è sicuramente spinto ad investire sul proprio territorio, e quindi si andrà a, come si può dire, questo giovane attraverso la propria idea, la costruzione di una propria idea, quindi di un progetto e di conseguenza di una nuova impresa, andrà a generare sicuramente ricchezza sul proprio territorio e allo stesso tempo a creare l'occupazione.
In Abruzzo attualmente ci sono oltre 200 imprese di start-up e 50 di queste sono composte proprio da giovanissimi imprenditori. Vorrei fare un esempio che mi è molto vicino e mi sta molto a cuore, perché tra questi ragazzi che hanno deciso di intraprendere questo percorso c'è proprio mio cugino, che nel febbraio del 2020 ha deciso con le sue uniche forze di voler aprire una start-up nel suo piccolo paese di 3.500 abitanti, quindi è fattibile farlo anche in piccoli territori. Altino, scusate. Nel paese di Altino è nato come semplicemente alla base un ingresso di fiori, ma lui allo stesso tempo ci ha messo del proprio, essendo molto bravo nella tecnologia. Ha praticamente inventato un'app dove è possibile controllare tutti gli spostamenti, è possibile vendere online, è possibile fare consegne online. Quindi insomma ha inventato tutto lui esclusivamente con le sue uniche forze e ha soltanto 21 anni, quindi grazie anche ad agevolazioni che appunto proprio queste startup forniscono ai giovani imprenditori. Quindi l'auspicio è quello che molti ragazzi possano intraprendere questo genere di percorso e che appunto si vada ad incentivare la crescita imprenditoriale, si vanno a valorizzare quelli che sono i talenti, quelle che sono le capacità e quelle che sono le intuizioni di un ragazzo del proprio territorio. E questo è possibile farlo anche attraverso gli enti locali, appunto. Grazie. Il contributo di Gloria sulle start-up ci porta ad arrivare, diciamo, alla conclusione di questo percorso che secondo me è stato veramente ricco, ma ricco non solo di domande ma anche di risposte, e penso che questo sia stato il valore aggiunto di questo pomeriggio passato insieme, ovvero ognuno di noi tornerà a casa con un piccolo bagaglio un po' più pesante, però, perché le riflessioni che sono venute fuori sono sì delle riflessioni, non sono solo delle riflessioni ma sono anche delle riflessioni propositive, quindi proprio un piccolo percorso che tutti noi possiamo percorrere anche grazie alla presenza sul territorio dei consiglieri, degli onorevoli della Lega e degli amministratori locali soprattutto, che naturalmente sono quelli con cui tutti noi ci interfacciamo ogni giorno. E proprio ringraziando e chiedendo un vostro applauso per tutti loro che sono stati qui questa sera, presento l'intervento di Pierfrancesco Galante, che è consigliere comunale di Monte Odorisio e che chiuderà queste riflessioni. E poi ripasso la parola a Giaora, così poi saremo insomma, liberi di tornare a casa, ad Angela che chiuderà con il suo saluto. Io da parte mia vi ringrazio per l'ospitalità, anche a nome della Lega e della Lega Giovani, e vi saluto e spero che questa iniziativa sia stata di vostro gradimento e mi auguro che i ragazzi ne organizzeranno altrettante, molte. Arrivederci, grazie, buona serata. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e vi avviso, sarò molto breve e d'obbligo sono anche per me i ringraziamenti, e inizio ringraziando naturalmente l'onorevole D'Aramo, i consiglieri Marco Vecchio e Bocchino, l'assessore Fioretti, i rappresentanti della Lega Giovani, e permettetemi di ringraziare anche chi si è prodigato da stamattina, da ieri, ad organizzare tutto l'evento anche fisicamente, fatto dai tesserati della Lega del paese, insomma. E quindi anche a loro va il nostro ringraziamento. Un ringraziamento caloroso, devo dire che non c'è termine più appropriato in questa giornata di una Caligola impressionante.
E niente, io voglio dire che confermare comunque con l'evento di questa sera che la Lega c'è, è presente sul territorio e fra i cittadini, e a differenza di altre forze politiche che si sono viste forse solo in campagna elettorale, che mancano da diverso e troppo tempo, forse dalla notte dei tempi. Quindi io voglio confermare che la Lega c'è e comunque sempre presente, non solo qui a Montedorisio, ma su tutto il territorio regionale e nazionale. Scusate, mi si è seccata la... ho poca salivazione prima di aver iniziato. E, approfitto naturalmente della presenza dell'assessore Fioretti, che non invidio per la delega che ha, quindi quella del lavoro, che non è penso la più semplice, anche lui si invidia da solo, vabbè. E, dicevo, approfitto proprio della presenza per parlare di oggi il tema i giovani e anche il lavoro, che il lavoro è croce edilizia un po' di tutti, penso, dei più giovani e anche dei meno giovani. Adesso con questa crisi il lavoro, la crisi si è accentuata ancora di più. E io faccio anche una riflessione sul reddito di cittadinanza, che magari adesso non è stato toccato come argomento. Il reddito di cittadinanza è solo un palliativo e non può essere non può sostituire il diritto al lavoro, perché i giovani, voi siete la forza e il pilastro della società, perché come diceva prima c'è stato un intervento precedente, chi di voi che ha un po' di sale in zucca si sposa o si costruisce una casa se non ha un lavoro fisso, se non ha la sicurezza di uno stipendio? Io adesso dirò forse che oggi come oggi purtroppo forse il lavoro non bisogna cercarlo, ma forse bisogna crearselo, e io penso, è una mia opinione, è appunto per questo che dovremmo puntare forse anche sull'artigianato, perché l'artigianato comunque è la forza del territorio e comunque è l'opportunità che danno i mestieri. E aiuta nell'inserimento anche dei giovani, delle categorie più svantaggiate, che possono essere anche, come dicevano prima, i giovani che hanno problemi anche con dipendenze, che devono essere comunque inserite nel mondo del lavoro. E anche i giovani svantaggiati, anche chi è giovane e non ha lavoro, è comunque uno svantaggio ed è anche grave. E quindi queste fasce deboli potrebbero essere inserite nel lavoro anche attraverso lo sviluppo e il sostegno all'artigianato, perché io penso che in un paese come il nostro non si può prescindere da una solida base manifatturiera e artigianale, perché è comunque uno sviluppo sia a livello economico ma anche sociale e culturale. Ormai si è persa la manualità. Anche diversi istituti professionali ormai non ci sono più, quindi diciamoci la verità. Chi può formare chi lavora il ferro, cioè abbiamo anche un consigliere, un collega consigliere che è artigiano, appunto, o il falegname, o l'elettricista, l'idraulico, ormai non ci sono più gli istituti professionali, quindi bisogna affidarsi anche all'artigiano che potrà insegnare magari al giovane o comunque a chi ha bisogno un lavoro, perché bisogna camminare con le proprie gambe, non ci si può più affidare alla certezza di un posto fisso. Quindi io dico che bisogna sostenere sia le aziende artigiane, che possono fungere come surrogato dell'istituto professionale o comunque di come apprendistato, quindi un sostegno economico sia per l'artigiano che comunque ha da insegnare e da comunque un dipendente in più, oppure per chi ha il coraggio di affrontare e di iniziare un percorso di
di lavoro, camminando proprio sulle proprie gambe, facendo un lavoro, ti ripeto, tipo il falegname, l'artigiano, la lavorazione del ferro, ma anche chi in agricoltura, perché comunque molti giovani potrebbero comunque, visto che il nostro territorio si basa sull'agricoltura e comunque sull'enogastronomia, quindi chi più di noi può affrontare, cioè si può buttare in questa avventura. Io quindi sono sicuro che i nostri rappresentanti si adopereranno a trovare delle soluzioni per affrontare questo problema, insomma, va bene? Grazie mille e di nuovo buona serata a tutti. Allora, soltanto per precisare, per chiudere, perché mi rendo conto che siamo andati un po' oltre. Allora, il consiglio che io chiaramente da amministratrice voglio lasciare ai giovani è sicuramente di provare a vivere questa esperienza. Perché? Perché ti dà la possibilità di vivere appunto la vita amministrativa scoprendo quelli che sono i meccanismi che ti consentono di avvicinarti a quelle che sono le problematiche e quindi le complessità di una comunità, ma anche per trovare quelli che sono chiaramente gli strumenti che ti consentono allo stesso modo di identificare quelle che sono invece le soluzioni per migliorare la vita di un paese, quindi soprattutto attraverso un'attenta e seria programmazione. Miglioramenti per la società, miglioramenti quindi per i giovani, e qui lo dico, che non possono più vivere di assistenzialismo e di sussidi. Perché l'Italia, ahimè, con questa crisi poi derivante dal Covid, purtroppo, secondo gli ultimi dati, in questi giorni stavo proprio scrivendo un pezzo relativo alla disoccupazione giovanile che ha toccato quota 27,6% secondo l'Istat. Diciamo che qual è il problema principale? Purtroppo non si riparte dal basso, dagli artigiani, ma soprattutto continua ad esserci quel partito dall'alto che evidentemente non ha voglia di agire per il bene esclusivo dei cittadini. Quindi qual è, diciamo, com'è che possiamo contrastare questa criticità? Sono anni che ormai noi giovani sentiamo parlare di questo reddito di cittadinanza, e qui mi riallaccio anche alle parole del consigliere Galante, questo reddito di dignità, ma evidentemente quando arrivò questa proposta non sapevano che lo stipendio medio di un italiano che lavora 40 ore settimanali è di 800 euro al mese. Ma tu che mi proponi questa proposta, come fai a sapere questa situazione se in vita tua, tu che mi proponi questa proposta, non hai mai lavorato? E quindi è soprattutto questo che noi dobbiamo combattere, l'ignoranza di un governo che non ha affatto intenzione di intervenire a favore dei giovani. Quindi dobbiamo cercare assolutamente di agire per un futuro non basato sui sussidi e sull'assistenzialismo, perché il futuro dei giovani non è affatto tutto ciò, il futuro dei giovani è il lavoro. Quindi l'idea è quella di continuare, perché noi giovani vogliamo soprattutto che il nostro futuro sia basato su crescita ed investimenti. Solo così possiamo iniziare ad agire soprattutto per le categorie che non hanno più la possibilità di trovare un'occupazione, quindi ripartendo dalle categorie come appunto quella dei minori, gli anziani. Per i giovani invece abbiamo bisogno di ripartire, come appunto dicevo, proprio su crescita ed investimenti, perché nessuna forma di assistenzialismo può sostituire la dignità. Io quindi sono veramente soddisfatta per aver avuto la possibilità di presenziare questo incontro insieme a personaggi di rilievo del nostro territorio, perché vedete, è importante anche avere qui poi per la prima volta a Montedorisio la classe dirigente che si confronta anche con tutti noi cittadini, perché è sempre fondamentale avere un punto di riferimento.
Quindi l'idea è di agire per continuare ad adoperarci per il bene di Monte Odorizio. Quindi andiamo avanti per il nostro paese, andiamo avanti per i nostri giovani e soprattutto andiamo avanti per il bene di Monte Odorizio. Poi chiaramente, prima di concludere, volevo veramente ringraziare soprattutto chi si è prodigato perché tutta questa bellissima manifestazione, tutta questa bellissima iniziativa riuscisse alla grande. E voglio partire innanzitutto ringraziando il sindaco di Monte Odorizio, Katia Di Fabio, così come i miei colleghi amministratori per la loro disponibilità. Poi vorrei ringraziare davvero di cuore gli amici della Lega di Monte Odorizio. Sono settimane che io ormai li stresso per quanto riguarda tutti i preparativi, ma un grazie di vero cuore va a loro per tutta la collaborazione e l'impegno profuso, come ringrazio anche gli amici della Lega di Basso, di San Salvo e di Cupello. Un ringraziamento particolare poi va ai ragazzi della Lega Giovani, di cui sono orgogliosa. E sono orgogliosa soprattutto di far parte di un gruppo che ogni giorno lavora quotidianamente e soprattutto che quotidianamente ha sete di giovani che lavorino per il bene esclusivo delle proprie comunità. Mi dispiace che stasera Francesco De Santis, purtroppo impegnato da amministratore appunto nell'incendio che in questi giorni sta colpendo purtroppo l'Aquila, non è riuscito a raggiungerci, ma sicuramente ci sarà modo poi di proseguire con prossime iniziative. Un altro ringraziamento particolare va alle nostre due protezioni civili, il Castello e Valtrigno, per essersi assicurati il pieno rispetto delle misure anti-Covid, e quindi io a loro anche farei un applauso, come farei un applauso anche ai carabinieri e alla Polizia Municipale. E spero di non aver dimenticato nessuno, perché anche se così fosse, sappiate che non lo faccio volontariamente, ma perché vedete che sono tantissime le persone che in queste settimane si sono davvero prodigate. Quindi grazie di nuovo a tutti e ora andiamo a farci questo bel rinfresco, rispettando sempre le dovute misure anti-Covid, però mi dicono che ci sarebbe un ragazzo della Lega Giovani, così in chiusura cerchiamo di chiudere, Davide Di Santo, sì, ok, che ha da raccontarci la sua idea. Okay. Grazie Angela, ringrazio l'onorevole Deramo per la presenza, i consiglieri regionali Marco Vecchio e Bocchino. Credo che oggi la parola chiave sia la partecipazione. Questo è un evento per i giovani, è un evento in cui i giovani vanno incentivati, è un evento per far avvicinare i giovani. C'è bisogno di partecipazione, c'è bisogno che i giovani si avvicinino alla politica. È questo che oggi i giovani chiedono alla politica, chiedono responsabilità, chiedono concretezza, chiedono risposte serie. Non si avvicinano i giovani hanno bisogno di lavoro, non del reddito di cittadinanza, del reddito del bonus monopattino, che sono flop. Sono dei flop di questo governo. I giovani vanno avvicinati, ai giovani va offerto lavoro. Leggevo oggi sul Messaggero che la disoccupazione giovanile schizza qui al sud, schizza alle stelle. È proprio per questo che la politica deve dare risposte ai giovani. Oggi provate a chiedere ai giovani cosa vogliono fare da grande. Chiedete questa domanda ai giovani, ai vostri figli, ai vostri nipoti. Vedete che cosa vi diranno. Nessuno sa rispondervi, non lo so. Oggi i giovani sono rinchiusi con le PlayStation, con le televisioni. Io sono due anni, sono partito da quando avevo 16 anni, che sono all'interno della Lega, di questo grande gruppo, ma a me nessuno mi ha obbligato a venire nella Lega. Io voglio costruirmi un futuro roseo, non sono venuto qui. Non sono entrato nella Lega perché ho bisogno di vantaggi,
sono entrato nella Lega per mia volontà perché credo nel futuro. Nascono sempre meno bambini in questo paese ed ecco perché i giovani vanno avvicinati. I giovani non credono più nella politica, hanno proprio disinteresse, ma non perché oggi, provate, io vedo i miei coetanei quando ci sono le elezioni regionali o che siano, provate a mi chiedono a chi devo votare, ma lì non c'è bisogno di dire devi votare Lega, lì il giovane va convinto con le idee, va convinti con i fatti. È proprio per questo che i giovani vanno avvicinati alla politica. La politica ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo fondamentale oggi la politica. I giovani hanno bisogno di risposte e non si danno risposte con il bonus cultura. I giovani va dato lavoro, va offerto lavoro, ma i giovani vanno avvicinati alla politica. E proprio su questo territorio, vi può dire la coordinatrice Gloria, che a Vasto, vedo qui presente il coordinatore cittadino Arnaldo, a Vasto ci sono 0 ragazzi all'interno della Lega Giovani. E proprio per questo, spero che questo, e credo che questo sia uno, il primo di tantissimi eventi proprio in questo territorio, perché come sapete bene tra meno di un anno a Vasto si vota e c'è bisogno di scacciare il malgoverno targato Menna, targato Partito Democratico, ma è proprio dai giovani che bisogna ripartire, perché oggi Vasto non offre niente per i giovani, l'amministrazione Menna non fa niente per far riaprire il parco acquatico dell'Aqualand, che è un punto fondamentale del nostro territorio. E quindi spero che questo sia una delle tante iniziative della Lega Giovani in questo territorio, a partire oggi qui da Monte Oriso, ma saremo mi impegnerò con Francesco e con Gloria per essere presente a Vasto, a San Salvo, a Casalbordino, perché è dai giovani che questo paese deve ripartire, altrimenti il paese muore. Grazie. Allora, dopo questo appassionante discorso di un ragazzo così giovane, così impegnato e anche così entusiasta, secondo me non ci poteva essere modo migliore di lasciarci e appunto, come dicevo, di tornare ognuno nelle nostre case con tutte queste idee e queste anche risposte, come dicevamo prima, di questa serata. Ancora grazie, un applauso a tutti voi che siete stati con noi in questa caldissima serata. E buon fine settimana a tutti e arrivederci, grazie.